l'azione è più vasta. I criteri di valutazione sono diversi, ora scusate. È questo il posto? Sembra di sì. Senti, Aio. Tu hai mai pensato a un altro lavoro? Vuoi dire non fare più il poliziotto? Immagino che tutti abbiano un sogno, ma a me non è venuto in mente altro. E a te? Ecco, in effetti il mondo della finanza con tutti quei soldi è piuttosto allettante. Ma figurati. Tu ho un computer tutto il giorno, con una cornetta sulla spalla e il monitor pieno di numeri. Non ti ci vedo. Tu hai bisogno del contatto umano. Cercate me? Potrei correggere l'idea che vi siete fatti sul mondo della finanza. Lo faccia. Certo, l'edificio ha qualche anno, ma in compenso paghiamo un affitto molto basso. Buonasera. Vi occupate di mercati azionari, vero? Per l'esattezza facciamo consulenza aziendale. In altre parole, analizziamo la conduzione delle aziende di piccola e media grandezza. Ne ottimizziamo i processi produttivi e diamo dei suggerimenti su come renderle più efficienti. Inoltre ci occupiamo di... Non fraintendetemi, ma queste aziende si fidano di studenti universitari. I nostri clienti non possono permettersi consulenti quotati. In questo modo noi acquisiamo esperienza sul campo e loro una consulenza a buon mercato. Non fa una grinza. Sembra che vi vada bene, eh? Sì, non ci lamentiamo. Signor Lobinger, lei ci ha detto che dopo aver trovato la vittima, quando è entrato insieme alla segretaria, è corso a chiamare aiuto. Dove è andato esattamente? Nel corridoio. Non me lo ricordo, ho bussato a tutte le porte. Non avevo certo un piano preciso. Perché? Beh, poteva anche essere che lei stesse fuggendo per liberarsi di qualcosa che l'avrebbe incriminata, no? Si riferisce all'arma? Sì, potrebbe essere. Ma non è così. Seguiva anche lei il corso del professor Berger? Sì. Quando ha saputo dell'omicidio, anzi per l'esattezza, dove si trovava fra mezzogiorno e 30 e le 2 meno un quarto? Daniela era con me nel mio appartamento. Che cosa? A me hai detto che eri qui o sbaglio? Non pensare subito chissà cosa. Stavamo solo studiando. Non siamo interessati alla vostra vita privata. Perché? A me interessa e come? Miguel. Riguarda anche la vita privata del professore, no? Con lei aveva un buon rapporto, vero? Ah, sì? Chi gliel'ha detto? Sul professore si dicevano un sacco di cose. Per lo più da parte di ragazze non ricambiate. Ma erano pettegolezzi senza fondamento. Certo. Allora, vi auguro buon lavoro. Ah, signorina Peach, lei che rossetto usa abitualmente? Ciao, Miguel. Ti sei già messo al lavoro? Che cos'è? Borsa per nuovi investitori. Non stai lavorando sugli archivi di Berger?
Sì, me lo sto facendo, ma prima devo documentarmi. E da quando porti gli occhiali? Ho comprato dei titoli. Non posso dirti di più. Oh, quando avrai guadagnato il tuo primo milione, pensa anche a me, eh? Buongiorno. Buongiorno. Aio, la tua supposizione era giusta. La consulenza aziendale studentesca non c'è nel registro delle imprese. Utilizzeranno una casella postale. È caso di approfondire. Che avete saputo da Lübke? Beh, è un tipo piuttosto arrogante, ma all'ora del delitto era in ufficio. E francamente non credo proprio che potrebbe risolvere i problemi della X-Pharma con un omicidio. La X-Pharma che c'entra? Provi a dare un'occhiata a questo, dottor Alvarez. Si può sapere perché nessuno mi ha detto niente? Mi dispiace, ho finito di scriverlo ieri notte. Ma che ti prende? Che cos'hai a che fare tu con la X-Pharma? Dove va? Ciao. Per quanto riguarda il rossetto, buongiorno. Buongiorno. O Daniela Picci ha detto la verità, oppure ha avuto la prontezza di darci il nome di un rossetto di marche e colore diversi. Hai un'idea di quanti rossetti può avere in casa una donna? No. Comunque, visto che molte studentesse avevano perso la testa per Berger, potrebbe valere anche per lei. Che sappiamo della segretaria? È accertato che all'ora del delitto era in biblioteca. La signora Berger dovrà sapere che il marito la tradiva. Chi va a parlarle? Ci penserà Jan? Non sono d'accordo. Tu la conosci già, è più semplice. Sì, è vero. Portati questa foto. Come mai tocca sempre a me? È un po' strana, ma che le prende? Non ne ho idea. Ti aveva sorpresa, vero? E poi che è successo? Non alzare la voce! Non avevi il ciondolo quando sei uscita da lì? Sì, e allora? Chissà quando l'ho perso. Prima di andare da lui ce l'avevi. E c'è un'altra cosa. Hai detto che l'avevi ritrovato. Dove l'hai messo? Per prendere quelle informazioni io ho rischiato. Invece di litigare, adesso dovremmo cercare di sfruttarle. Non me ne frega più niente delle informazioni. Stammi a sentire, io... Non mi toccare! Tu sei andata troppo oltre. Non volevamo arrivare a questo. Forse sei tu quello che è andato troppo oltre, Jonas. Che vorresti fare? Incolpare me dell'omicidio? Vuoi liberarti di me? È così? Allora è così! Ma che diavolo state facendo? È successa una cosa terribile, siamo tutti d'accordo. Ma noi non c'entriamo assolutamente niente. Non dobbiamo perdere la testa, altrimenti rovineremo tutto. Non me ne importa più un accidente! Voi non avete la minima idea di come mi sento. Andiamo. Ha investito dei soldi in azioni della X-Pharma. Me l'ha consigliato un amico, un banchiere, credevo se ne intendesse. E dove l'hai conosciuto un banchiere? Allo sportello della mia agenzia. Il bilancio dell'azienda di cui hai comprato le azioni, secondo Berger, era gonfiato. Ma che bella notizia, e adesso cosa faccio? L'ordine d'acquisto è già partito. Un banchiere non sarebbe certo uno sportello d'agenzia. Ma che vuol dire? Neanche tu sei ancora ministro dell'interno. Se posso darti un consiglio, vendi subito quei titoli. Ma non posso farlo, ho avuto delle informazioni riservate. Sarei perseguibile per legge. Ma allora sei in un bel pasticcio. Maledetto incompetente, accidenti. Diceva che era un ottimo affare. In borsa non esistono ottimi affari.